Ma tu questo weekend andrai a votare? Certo che ci vado. Domenica e lunedì infatti si svolgerà il referendum sul taglio dei parlamentari. Abbiamo cercato di capire quali siano le opinioni di giovani studenti e se ovviamente andranno a votare. Venite con noi. Andrete a votare, sì, no? Sì. Avete già deciso cosa andrete a votare? No, perché io ho cercato di informarmi, ma sono molto dubbiosa. Il linguaggio un po' più accessibile, forse ci faciliterebbe. Sì. Io leggo tantissimo, però è proprio un linguaggio tecnico, è come parlare con un medico. Sono una fuori sede, non torno a votare perché ora abbiamo iniziato le lezioni, studio in inglese, quindi ho il programma trimestrale, per me perdermi un weekend è un po'... Sono indecisa. Su cosa comporterebbe il voto. Cioè, nel senso, non mi sento di assumermi la responsabilità in questo caso perché non mi sento particolarmente tirata in causa. Credo che almeno meno parlamentari, sia dal punto di vista della Camera sia dal punto di vista del Senato, possa fare bene il Parlamento, diciamo che possa fare riforme in modo più fluido, in modo più veloce, che è quello di cui abbiamo bisogno. Il problema in sé dello Stato italiano non è tanto appunto quello del numero di parlamentari quanto un'altra serie di cose che dovrebbero andare a cambiare. Il sì ha un suo perché se dai non si risparmiano soldi con il taglio dei parlamentari, però deve essere necessariamente accompagnata da una misura o da un'altra misura. No, perché teoricamente verremmo rappresentati da meno parlamentari, quindi c'è rappresentanza diciamo qualitativamente inferiore. Io sono pro. Non penso che andrà a cambiare l'Italia, ok? Penso che farà una differenza. Dici wow, con questo referendum, se tutti votassero sì, di sicuro ci sarà un cambiamento radicale. Però allo stesso tempo credo che sia un cambiamento che può portare qualcosa di positivo. Però sicuramente andrò a votare, sì. Però voglio essere sicura di quello che voglio dire. Quando ci sono queste situazioni importanti, preferisco dire la mia, quindi sono uno che insomma si informa e dice la sua in qualche modo sperando che poi si realizzi. Poi ovviamente il voto non è solo mio, quindi sono insomma positiva nel dire ok, vado a votare perché è un mio dovere e un diritto.